aperto il secondo congresso nazionale di medicina complementare integrata, nonché quarto regionale. Abbiamo aperto con diversi ospiti, dal il presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Palermo, al presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo e al dirigente della CEFAS, Scuola di Medicina, Medici Medicina Generale, la dottoressa Indorato. Andremo avanti con antroposofia, omeopatia classica, antroposofia, omotossicologia, agopuntura, fitoterapia e altre metodiche integrate. Parleremo in particolare dell'utilizzo della medicina rigenerativa, cioè dell'utilizzo delle cellule mononucleate estratte da sangue autologo del paziente con infiltrazioni lungo l'asse linfatico degli arti inferiori per una neolinfogenesi che ci aiuterà a ridurre i volumi del paziente con linfedema primario in particolare. Questa è una novità assoluta che ci fa ben sperare che nel prossimo futuro il linfedema primario, malattia rara, ma che in Sicilia colpisce in genere 50.000 persone, possa essere trattato con maggiore beneficio, come fatto sino adesso, rispetto a quanto fatto fino adesso, con l'utilizzo di questa terapia integrata che non utilizza farmaci ma utilizza sangue autologo. Questa esperienza della terapia dell'impianto di cellule mononucleate da sangue autologo nei pazienti con problemi di linfedema primario si sta svolgendo già da 2 anni presso l'unità operativa semplice dipartimentale di flebolinfologia dell'azienda policlinico di Palermo sotto la direzione del dottor Mario Bellisi. Promette bene, ottimi risultati, come vedete, anche in prospettiva futura. Bene, la Scuola di Medicina Generale delle CEFPAS, Centro di Formazione della Regione, con sede a Caltanissetta, noi ci occupiamo proprio come ente pubblico della formazione di tutto il personale sanitario. La Scuola di Medicina Generale forma i futuri medici in un corso triennale, in un percorso formativo articolato in 3.600 ore, dove all'interno della scuola è fondamentale nella parte dell'attività teorica inserire dei seminari formativi che aprano veramente e favoriscono quella che è l'integrazione dei saperi e quindi le medicine complementari, le medicine non convenzionali come il congresso di oggi di altissimo interesse culturale è fondamentale far passare anche questo tipo di cultura per migliorare, per continuare ad avere un approccio olistico nei confronti del medico che entra in relazione con il paziente. Il momento della mia relazione sarà quello dell'uso delle medicine integrate e quindi della micoterapia nei pazienti affetti da malattie da papillomavirus, perché la microterapia si è dimostrata comunque efficace nel trattamento di questi pazienti e viene utilizzata oggi non solo per queste cose ma anche per l'assistenza ai malati di tumore, a quelli che fanno chemioterapia, a quelli che fanno radioterapia, praticamente in tutto il mondo. Mi fa anche piacere già preannunziare che l'anno prossimo a novembre ci saranno le 7ª giornate siciliane di medicina estetica organizzate con la LAMB stessa ma anche con l'associazione Lilli Lo Russo mano nella mano in ricordo appunto di mia moglie che purtroppo l'anno scorso ho perso, una donna che si è caratterizzata per la sua bontà e per il suo senso civico, per il suo affetto verso l'infanzia. Infatti l'associazione sarà dedicata soprattutto alla protezione dell'infanzia e delle donne.